Rivoluzione delle tariffe nei nidi ed asili comunali a Aretini. Ad annunciarlo è l'assessore alle politiche sociali e scolastiche Lucia Tanti. Il nuovo sistema entrerà in vigore da settembre 2017. Vanno via le fasce, che per loro natura sono sempre ingiusti, perché dentro la stessa fascia insistono persone che hanno ISEE e quindi reddito diverso e pagano uguale, e invece siamo nelle condizioni di poter calcolare la tariffa famiglia su famiglia, cioè calcolando ISEE su ISEE quello che è il corrispettivo di contribuzione. Abbiamo inserito 3 coefficienti diversi di modo che non ci sia una sperequazione, ma la novità vera è che siamo in un modello puntuale, cioè ognuno paga quello che deve. All'interno di questo modello puntuale, per cui ognuno paga ciò che deve, quindi di equità direi assoluta, ci sono alcuni punti fermi. Il primo è che da 0 a 3.500 euro di ISEE non si paga nulla, perché l'educazione è un diritto e se la situazione economica è critica è giusto che non si paghi nulla. E la seconda è che sopra i 50.000 euro, 50.000 euro di ISEE è un reddito di 100.000 euro l'anno, quindi siamo di fronte a persone davvero benestanti, si paga il massimo della tariffa. Abbiamo calcolato in questo modo il costo di ogni servizio e possiamo dire che questo comune copre il 100% del costo laddove la situazione economica è molto critica, fino a coprire il 50% del costo laddove la situazione invece è molto ambiente. Quindi vuol dire che il concetto della libertà educativa e del diritto all'educazione è ormai rafforzato e conclamato.